e di controllo di un'azienda di considerare superato il regolamento generale, in quanto tutto il resto è presente. Io non ho lo statuto, tenete presente che lo statuto precedente era di 3 pagine o 4 pagine, l'attuale è di una quindicina di pagine. E poi tutto un sistema delle procedure di controlli che ha superato quindi il regolamento generale. La ragione per cui si è ritenuto ad un certo punto di non considerare più adeguato alla struttura della fondazione il regolamento è legato al fatto appunto di avere un sistema di procedure, protocolli, operativi e un modello organizzativo tale che lo rendesse attuato, perché nel giro di 2 anni si è arrivati a questa conclusione. Non so se ci sono altri aspetti. Ecco, vorrei confermare al consigliere Villani che per quanto riguarda gli aspetti di cessione della fondazione, allora, di questo aspetto non si è mai parlato in consiglio ed è stato completamente escluso negli obiettivi del consiglio di amministrazione, che è l'organo di fatto di gestione della fondazione. Quindi direi su questo ci sentiamo di tranquillizzare, perché non è prevista nessuna operazione in tal senso. Si possono valutare chiaramente aspetti legati a singoli asset non strategici o quant'altro, ma questo fa parte della normale attività di valutazione di mercato legata a singoli aspetti che nei vari business plan o nel business plan considereremo non strategici. Riprendo su i punti. Stato chiesto sul tema dei tavoli separati o riuniti. Allora, noi abbiamo raccolto, dopo le comunicazioni di inizio mese, tutte le risposte dalle varie sigle sindacali e abbiamo quindi proposto un incontro congiunto alla CGIL, CISL, UIL, che avevano inizialmente chiesto un incontro. Quindi abbiamo scritto se era possibile, dando delle date, un incontro con anche altre sigle. La risposta che ci hanno dato è che preferiscono fare un incontro soltanto CGIL, CISL, UIL, sarà lunedì prossimo a Roma, peraltro precisando in questa risposta che non lo ritengono l'apertura di un tavolo, ma semplicemente un aspetto di conoscenza maggiore della questione. Quindi parallelamente abbiamo comunicato con le altre sigle nazionali che ci avevano chiesto incontri e abbiamo proposto altre date per il 29 e 30, in questo caso a Pavia, per fare gli incontri con le altre sigle nazionali che hanno ritenuto di chiedere questi incontri. Quindi gli incontri saranno a questo punto 3 e 28-29-30. Si è citato il tema delle Pavia, in particolare perdite nell'area delle Acuzie. Allora, certamente Pavia ha una doppia veste, riabilitazione e acuti, quota riabilitazione naturalmente molto superiore, o superiore rispetto alla quota acuti. Effettivamente la quota acuti è un'area dove da tempo, da anni, non si riesce a raggiungere un livello di saturazione importante o comunque adeguato a quello che è l'obiettivo, e infatti è stata avviata una discussione con l'ASL di Pavia per poter ottenere, come appunto maggior utilizzo di parte di questi posti letto, dei posti letto subacuti che abbiamo discusso nel corso della contrattazione 2014 e che potrebbero venire attivati nell'ultimo trimestre del 2014. Ci sono degli aspetti interpretativi relativi alla remunerazione di questi subacuti, se debbano essere all'interno del budget già assegnato o se debbano essere aggiuntivi. Queste questioni dobbiamo ancora discutere, però c'è stata la disponibilità ad assegnare dei posti subacuti nell'ultimo trimestre, a partire dall'ultimo trimestre 2014. Poi c'era una domanda per quanto riguardava le banche, mi sembrava l'ultima domanda del consigliere Nanni. Allora, le banche, direi in larga parte, hanno avuto un atteggiamento di sostegno nei confronti di fondazioni in questi 2 anni. Qualcuna ha anche erogato nuova finanza a fronte di ipoteche o diciamo, piani di ammortamento. Una banca non è molto assolutamente
sostegno di fondazione e stiamo cercando di capire come portarla a una posizione più ragionevole. Direi nel complesso il sistema bancario però ha certamente arretrato le posizioni rispetto all'autunno 2011-2012, perché c'è da dire che questo tema parte un po' da lontano. Post San Raffaele, che è stato 2011, alcune banche che erano coinvolte nel San Raffaele 2011, quando si è sviluppato quel tema, hanno valutato le loro posizioni nell'ambito sanitario in ottica diversa rispetto al passato. Alcune di queste banche, quindi addirittura pre-2012 sto parlando, avevano degli utilizzi molto alti e non molto coerenti rispetto alle assegnazioni fatte e le hanno riviste già dall'autunno 2011. Chiaramente questo processo è poi proseguito nel corso del 2012, quindi se paragoniamo gli affidamenti pre-crisi rispetto agli affidamenti attuali sono sicuramente inferiori. Se guardiamo l'ultimo periodo 13-14, direi che a parte una banca c'è un buon sostegno da parte del sistema bancario. Noi adesso con i dati di bilancio disponibili stiamo evidentemente illustrando alcune prospettive di 2014-2015 che non costituiscono, come ho detto prima, già ancora un vero e proprio piano industriale, ma delle linee guida 2014-2015 per cercare di ottenere dalle banche quello che ci serve in termini di nuova finanza per il 2014. Rispetto alle questioni del consigliere Villani parto da rimborsi tra rimborso tra date. Allora, Fondazione ha avuto vinto due assegnazioni del bando no profit degli anni 2007-2008, scusate se sbaglio l'anno, potrebbe essere 2008-2009, uno relativamente a Tradate, uno relativamente a Montescano. Per quanto riguarda Tradate, è stata avviata nel corso del 2010-2011 la realizzazione dell'ospedale, che è praticamente completata, verrà completata a novembre, almeno la palazzina nuova, che è una palazzina di 4 piani completa, i 3 piani di degenza e il piano di ambulatori. Poi saranno necessari ulteriori interventi per collegare la struttura vecchia alla struttura nuova. Il progetto Tradate, indicativamente, scusate non ho i numeri precisi qui, prevedeva un rimborso di circa 8 milioni e mezzo da parte della Regione Lombardia a fronte di una spesa di circa 16 o 14 milioni di euro complessivi. E nell'autunno del 2013 Fondazione ha mandato avanti le carte per ottenere questi rimborsi. La Regione Lombardia ha evidenziato un difetto di forma nella modalità nella quale era stata effettuata la gara per l'assegnazione dei lavori di Tradate, ritenendo che, seppur non prescritto nel bando no profit, l'assegnazione di fondi pubblici necessitasse di una gara pubblica, gara di evidenza pubblica, anche su base europea, che Fondazione effettivamente non ha effettuato. Fondazione ha evidenziato le modalità attraverso le quali ha effettuato la gara, che è stata una modalità assolutamente limpida, con offerte in buste chiuse a primarie aziende di costruzione, e ha inoltrato a Regione quindi la documentazione attraverso la quale aveva effettuato la gara, ritenendo che, pur non essendo una gara di evidenza pubblica, nella forma, nella sostanza, fosse una gara a tutti gli effetti limpida e trasparente. La Regione ha ritenuto che questo non fosse in linea con i requisiti di assegnazione che secondo Regione prevedevano una gara di evidenza pubblica, per cui ha negato il rimborso, perché comunque si tratta di rimborsi su costi già sostenuti, non si tratta di finanziamento. E Fondazione ha quindi proposto ricorso al TAR, che attualmente è fermo al TAR su questa materia. Leggo al discorso Montescano, che era il secondo progetto. Il progetto Montescano è un progetto a 18 milioni di euro, di cui 10 rimborsati dalla Regione Lombardia. Questo progetto non è ancora stato realizzato, anzi lo stiamo rivedendo e stiamo discutendo con la Direzione Sanità, perché ci siamo resi conto che quel progetto, così come era stato presentato, era un progetto eccessivamente invasivo e costoso, e che gli stessi obiettivi si possono ottenere con un progetto più piccolo, per cui stiamo discutendo con Regione, che ci ha promesso di convocare una riunione ad hoc su questo tema, la possibilità di
proporre un progetto più piccolo con ovviamente un contributo più piccolo anche da parte della Regione. Il mio auspicio, il nostro auspicio sarebbe nell'ambito di questo eventuale accordo di poter rimettere in discussione anche il tema di Tradate, per cui la Regione alla fine avrebbe un risparmio complessivo, invece di spendere, rimborsare a Fondazione 10 milioni per Montescano, potremmo proporre un progetto più piccolo, con una quota più piccola alla Regione e rimettere anche in ballo il tema di Tradate. Aspettiamo una riunione che dovrebbe essere convocata per settembre, penso, da parte della direzione sanitaria. E comunque il progetto Montescano è un progetto attivo, noi dobbiamo farlo, ci stiamo lavorando a varie soluzioni tecniche perché sappiamo che quell'istituto va ristrutturato. Per quanto riguarda i crediti verso Regione Lombardia, a parte questo che ho citato di Tradate, non abbiamo ad oggi particolari crediti incagliati, posso anche essere più preciso, abbiamo 1 milione di euro di funzioni speciali 2011, saldo funzioni speciali 2011 che sono state trattenute da Regione Lombardia come, diciamo, cauzione per i procedimenti penali in corso. Gli altri pagamenti devo considerare in questo momento normali, nel senso che abbiamo ricevuto le maggiorazioni tariffarie saldo 2012 a conto 13 e 14, le funzioni speciali 2013 saldo, c'è stata una riunione con tutti gli erogatori settimana scorsa, normalmente vengono erogati in autunno o nell'autunno dell'anno successivo, non ci sono ritardi. Qualcuno ha fatto riferimento ai 48 milioni di euro di crediti di Regione Lombardia, pare consigliere Orfi, e questo devo dare una spiegazione: siccome noi abbiamo un contratto di factoring con Infitalia, un altro con Factoring, che era la refactoring della Banco Price Audio, noi anticipiamo quindi queste fatture, cediamo queste fatture a queste società che ci anticipano prosolvendo questi fondi, ed essendo prosolvendo restano quindi nei crediti. Quindi il monte crediti che nel bilancio viene evidenziato è un monte crediti che comprende tutte le fatture cedute ai factoring che, essendo prosolvendo, sono ancora a carico. Quindi quei 48 milioni non sono effettivamente crediti incagliati di Regione Lombardia. Livelli occupazionali di cessione abbiamo detto, consulenze. Ecco, su questo tema ne abbiamo discusso anche negli incontri sindacali avuti. È chiaro che vedere nel bilancio una voce consulenze che ha tanti milioni di euro, uno pensa che posso attaccarle facilmente e ridurle. Allora, certamente è una voce oggetto di discussione e di analisi, e che nello specifico si è ridotta nel 2013 rispetto al 2012 da 19,8 a 18,3 milioni di euro, e nel 2014 si ridurrà ulteriormente. Ma tendo a precisare che la natura di queste consulenze non sono per la stragrande maggioranza consulenze di tipo strategico o eliminabile, nel senso che molte di queste, la stragrande maggioranza, sono consulenze mediche di professionalità e specializzazioni mediche, che delle quali in alcuni centri abbiamo bisogno per 2-3 giorni a settimana, e alle quali quindi si fa riferimento su base partita IVA e mai più su base assunzione a tempo determinato o indeterminato, perché sarebbe un costo non ragionevole. Peraltro è una, comunque, ripeto, delle voci sulle quali stiamo lavorando in ottica di riduzione dei costi, perché tutte le voci sono oggetto di riduzione. Per quanto riguarda le ipoteche, noi abbiamo nell'ambito della posizione finanziaria di fondazione, che ha una fonte di finanziamento per circa 160 milioni di euro. Di questi circa 60 sono esattamente 67,9 sono finanziamenti ipotecari, sui quali cioè Fondazione ha concesso ipoteca sui propri immobili, che è peraltro il modo più normale per ottenere finanziamenti. Abbiamo ancora alcuni siti completamente liberi e sui quali stiamo ipotizzando di poter accedere a nuova finanza. Ecco, per quanto riguarda il punto che era stato sollevato del Lumezzane e di questa gestione congiunta,
so esattamente a cosa si riferisse, ma se per caso ci si riferisse ai studi che stiamo facendo per cercare di generare delle maggiori sinergie tra i nostri due istituti vicini, che sono Lumezzane e Castel Goffredo, che sono a circa un'ora di distanza l'uno dall'altro, è una cosa assolutamente ragionevole, che abbiamo attivato oggi anche perché abbiamo avuto un cambio di direttore a Lumezzane, e riteniamo che ci possano essere delle collaborazioni sia nell'ottica di riduzione dei costi, quindi utilizzo di medici da una struttura all'altra in maniera più efficiente, ma anche dal punto di vista dell'offerta sanitaria, per prospettare delle soluzioni magari anche sulla cardiopneumologia a Castel Goffredo, che oggi non le ha e che invece Lumezzane le può offrire. Per quanto riguarda il POA, noi non abbiamo sviluppato il POA in quanto non siamo tenuti a farlo in maniera formale come azienda privata. Sui livelli occupazionali abbiamo detto, i livelli occupazionali sono generati da due direttrici fondamentali, una che sono i requisiti di accreditamento sui quali siamo assolutamente in linea, anzi oltre, e l'altra sono i livelli assistenziali e di qualità dell'assistenza che vogliamo continuare a garantire, e queste sono le due linee guida sulle quali ci muoviamo. Certamente nel piano industriale analizzeremo tutti i centri, stiamo analizzando tutti i centri per capire anche cosa possono fare di più, perché ad esempio torno un attimo sul tema di tradate, al di là del rimborso, noi abbiamo costruito un altro ospedale e ci piacerebbe magari avere qualche componente in più, perché evidentemente avere un ospedale in più che ha delle motivazioni, perché alcune aree del vecchio ospedale devono essere messe a posto, ci piacerebbe anche poter utilizzare con nuove assegnazioni, anche lì con l'ASL di Varese stiamo discutendo per delle possibilità di letti subacuti. È chiaro che per essere un vantaggio per la struttura devono essere letti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente disponibili. Forse anche se un po' affrettatamente credo di aver scoperto tutti i punti che erano stati posti. Sembra di sì, l'unico era il presidente Girelli che aveva un'aggiunta da fare, prego. E anche la Nanni. Grazie Presidente, io volevo porre alcune precisazioni. La prima, mi sembra di aver capito, però devo anche essere certo di questo, che praticamente il business plan in fase di stesura dipende molto dai rapporti con Regione Lombardia, che mi sembra che regga sull'assegnazione di alcuni costi letti, di alcuni servizi, di devoluzione di alcune situazioni, e quindi siamo molto legate le due vicende. Ecco, scusi, dico solo una cosa velocissima, non solo il Giro Lombardia, noi abbiamo anche altre iniziative in altre regioni che possono prospettare le possibilità di sviluppo dei ricavi e che sono in fase di valutazione. Il Giro Lombardia e altre. Quindi mi verrebbe così da pensare che in ogni caso, secondo me sarebbe anche da pensare, ma questo riguarda la Commissione, riguarda la Regione Lombardia, forse di introdurre la necessità della stesura del POA anche per il privato, per la sanità, perché due cose molto diverse però hanno molto a che fare, perché è chiaro che la ripartita economica di alcune scelte strategiche è fondamentale, però è altrettanto chiaro che noi non possiamo utilizzare il sistema e tenere tanto i problemi in realtà anche quello che è la necessità di servizi di territorio delle altre realtà, quindi questa è una riflessione. Seconda cosa, volevo chiederle il rapporto con le altre regioni, eventuali situazioni di giustizia e quant'altro, che avevamo qualcuno che ho posto, però forse è sfuggito a me, non ho sentito. Altra cosa, il tema degli 8 milioni e mezzo con la Regione Lombardia, devo dire che la vedo piuttosto complicata. E mi sembra di capire che senza questo contenzioso probabilmente avremo molti problemi in meno in questo momento. Dico, la vedo molto complicata perché ci ritroviamo nella situazione solita, se far prevalere l'emergenza economica finanziaria rispetto di una regola di trasparenza, di osservanza e di norme più precise, che è un'altra priorità che credo come regione abbiamo, anche e soprattutto nel sistema sanitario, che in me nel corso degli anni ci ha manifestato non poche
non poche difficoltà. Un'ultimissima considerazione, volevo riprendere un passaggio che mi rendo conto magari lei non vorrà più riprendere e rispondermi, però lo faccio io. Trovo impressionante quello che ho sentito del sistema bancario, perché mi sembra di aver capito che finché era garantito un certo sistema di pagamento e di finanziamento era disponibile ad avere determinati atteggiamenti. Nel momento in cui nella regione si è stabilito che certe regole andavano rispettate, che la legge è legge e non si fanno operazioni come quelle che hanno caratterizzato San Raffaele, Museo e quant'altro, si è irrigidito. Lo trovo molto preoccupante e anche molto grave. Non posso esimermi se ho capito bene, però magari se ho capito male, per carità ditemelo, una riflessione penso che vada fatta a livello generale, perché ripeto, lo ritengo una cosa di una gravità estrema. Grazie Presidente Girelli, la consigliera Nanni aveva qualcosa ancora da aggiungere. Sì, grazie Presidente, naturalmente in merito appunto in riferimento alle risposte che sono state appena date. Prima di tutto mi permettevo di chiedere a lei e agli auditi se possiamo avere, visto che intanto la ringrazio a nome del Movimento 5 Stelle Lombardia per averci consentito di effettuare video riprese integrali di questa seduta, e l'autorizzazione che noi formalmente chiediamo ora agli auditi e al Presidente Rizzi è di poter pubblicare in rete questa seduta in modo che i lavoratori che purtroppo non possono essere presenti possano ascoltare tutto il contenuto, che secondo me è molto interessante e molto importante anche per capire le dinamiche di quello che sta accadendo. Quindi chiedo di avere una risposta a questa domanda. Per lo stesso motivo per cui nulla osta alla ripresa audiovisiva, la seduta è pubblica. Benissimo. Grazie, nulla osta neanche da parte dei vertici, vi ringrazio molto. Devo fare alcune annotazioni rispetto a quanto ho ascoltato dal direttore generale e dal vicepresidente Emilia Varca. Allora, per quanto riguarda la spiegazione sulle procedure di rinnovo dei sistemi di controllo, e quindi mi pareva di capire che ormai il regolamento è sostanzialmente disatteso in favore di queste procedure. Ecco, io però continuo a leggere nello statuto alla sezione seconda organizzazione, articolo 5,5.3, un riferimento chiaro a adottare regolamenti interni volti a disciplinare il funzionamento, l'operatività, il coordinamento degli organi, delle strutture, degli uffici, eccetera, eccetera. Eppure nella sezione 4, disposizione varie dello statuto, articolo 16,1, anche qui si riprende dicendo: l'ordinamento interno dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, nonché la pianta organica, sono disciplinati da appositi regolamenti predisposti e approvati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo che ho letto prima, 5,3, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile. Quindi mi domando se queste procedure, sistemi di controllo, si possono chiamare anch'essi, e se possiamo consultarle, regolamenti al posto di, magari ce n'è più di uno, regolamenti procedurali dell'azienda, cioè se c'è. Rispondo subito. L'interpretazione che è stata data, perché era quella che era nello spirito della riforma dello statuto, è che per regolamenti interni si devono intendere procedure e protocolli. Allora, procedure e protocolli regolano tutti gli aspetti che sono nominati nello statuto e sono, salvo verifica, tutti disponibili in intranet da parte del personale. Non in internet, perché chiaramente sono documenti interni. Comunque diciamo che sono documenti che per la parte operativa, cioè per i protocolli, sono stati emanati internamente dalle funzioni preposte e riviste dal sottoscritto in quanto a questa particolare delega. Per quanto riguarda le procedure più rilevanti che dal punto di vista del sistema di controllo interno noi avevamo identificato, soprattutto con gli aspetti legati ai rapporti con la pubblica amministrazione, perché sono quelli che hanno causato i disastri, sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione. Tutto questo viene sotto la vigilanza di un organismo di vigilanza che è stato appositamente nominato ai sensi del decreto legislativo.
Concludo quindi dicendo che l'interpretazione da dare a quella clausola statutaria è che regolamenti interni significa procedure e protocolli interni. Grazie del chiarimento. Consigliere Di Là. Grazie Presidente, una brevissima aggiunta. In relazione alla risposta, alla spiegazione che è stata data in merito all'ospedale di Tardano, cioè la ragione per la quale gli 8,6 milioni di euro non sono stati erogati dalla Regione Lombardia, e in relazione all'auspicio di collegare questa questione con la riduzione di Montescano, cioè di un progetto più piccolo ma che comunque non fermi quel tipo di ristrutturazione, ed il collegamento, relativamente al collegamento che si dovrebbe stabilire per riaprire anche le questioni tradate, voglio dire che noi come gruppo del Partito Democratico faremo tutto il possibile che questo possa avvenire, ricordando che naturalmente la responsabilità in capo alla Regione Lombardia, la risposta deve essere data dalla Regione, ma per quanto ci riguarda, pur in buon nome la questione, perché solitamente naturalmente si seguono procedure di assoluta trasparenza con regole precise, ma avendo questo tipo di situazione, questa possibilità di collegamento tra i due progetti, la possibilità di avere un contributo ad uscire da questa situazione complicata, pur di aggiungere un ulteriore elemento per non tagliare il contratto, per non tagliare gli stipendi, per uscire dalla situazione, noi faremo la nostra parte perché questa questione si possa riaprire. Grazie consigliere Villani, c'era la Nanni che forse aveva qualcosa da aggiungere, sì, ma adesso non la vedo, per cui tanto lei se vuole replicare agli interventi. Ecco la Nanni. Sentiamo la Nanni, così poi con la replica conclusiva. Sì, sarò brevissima, sono due note di sintesi finale. La prima è, che suscita onestamente la mia sorpresa, è la notizia relativa ai pluritavoli rispetto a questa vicenda. So che non è colpa dell'azienda, però io mi domando se un'azienda che ha 21 sedi, che decide di intraprendere una manovra così brutale e invasiva per i lavoratori di tutta Italia, si possa pensare di risolvere con una frammentazione sindacale. Secondo noi il tavolo dovrebbe esserci, ma dovrebbe essere unico, quindi le sigle sindacali dovrebbero collaborare ed essere sinergiche per un'unica finalità. E sinceramente apprendere che CGL, CISL e UIL fanno degli incontri preventivi escludenti di altre sigle sindacali non è un bel preludio per affrontare insieme, perché spesso, scusi la nota polemica, quando succedono queste cose che investono la vita personale dei cittadini, e noi ne sappiamo qualcosa perché da lì veniamo, cosa succede? Che si fanno tantissimi appelli a adesso tutte le forze politiche siano allineate di tutti i colori perché bisogna lavorare insieme per i lavoratori, adesso tutti i sindacati operino in collaborazione, grandi proclami. Per esempio sul caso Maugeri già è successo che a Pavia si è tenuto un primo tavolo e per esempio la sottoscritta non sia stata convocata, quando invece il collega consigliere Villani del PD è stato regolarmente convocato. Allora questo poi lo devono anche sapere i cittadini, perché quando si parla di sinergia istituzionale e quando si parla di sinergia fra parti interessate, in questo caso i sindacati, che operano tutti, nessuno escluso, per la tutela primaria dei lavoratori, bisogna anche fare un discorso strutturale anche come operare, quindi inutile frammentare i tavoli, perché questo
dà più fragilità alle rivendicazioni dei lavoratori e rischia poi di dover vedere i lavoratori che si accontentano delle solite briciole. E in questo caso i lavoratori hanno già pagato, perché già dai bilanci 2012 vediamo i tagli sui costi della produzione, già lì non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato. Noi abbiamo parlato con lavoratori che hanno subito riduzioni dell'indennità già dal 2012 e adesso vorremmo che pagassero di nuovo per quei 15 milioni di euro di cui loro non hanno colpa, dovuti alla cattiva gestione dei vertici di Maugeri per i fatti giudiziari a noi noti. Quindi io faccio anche, approfitto di questo tavolo per fare un appello a tutte le sigle sindacali. Non ce n'è una che viene prima dell'altra, si lavora insieme e faccio appello a tutte le forze politiche affinché non succeda mai più che sul mio territorio debbano esserci convocazioni di tavoli in cui vengono esclusi dai colleghi di altri partiti, perché i cittadini devono sapere che se il Movimento 5 Stelle non c'è, non è perché ce ne freghiamo, ma perché non veniamo regolarmente convocati. Chiudo dicendo che io, caro direttore De Matteis, io ho capito bene la sua risposta, e la sua risposta è stata: noi questa manovra strutturale la dobbiamo fare perché è necessaria, perché altrimenti non raggiungiamo il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio non l'avete raggiunto nel 2011, non l'avete raggiunto neanche nel 2012, non mi pare che questo abbia comportato una manovra strutturale, anche perché, come lei dice, col rinnovamento della governance un piano di risanamento è stato effettuato, non avesse portato benefici, allora io potrei dire con lei sì, dobbiamo adottare un'estrema misura di estrema razio e toccare i poveri lavoratori. Ma siccome qui i benefici ci sono stati, e stando a sentire lei, c'è un rischio di contenziosi fortissimo, perché come abbiamo detto molti dipendenti sono assunti attraverso concorso pubblico, bando pubblico, e i contenziosi hanno un peso. Non c'è un piano industriale, cioè lei viene qui a dirci che questa manovra strutturale è indispensabile, però nello stesso momento mi dice però non abbiamo ancora pronto il piano industriale. Lei mi deve spiegare come è possibile valutare una manovra strutturale senza un piano industriale. Io questo veramente non riesco a capirlo col buon senso. Poi lei ha confermato che la perdita di dissesto finanziario è dovuto praticamente a cause contingenti e straordinarie. Lo ripeto per chiarezza, le cause contingenti e straordinarie sono straordinarie, quindi non sono strutturali, per cui non è che ogni anno Maugeri deve pagare 15 milioni per patteggiamento. Concludere, se no sono costretto a togliergli la parola, sì, perché sì. Sta ripetendo le stesse cose della volta scorsa, capisco, no. La diretta televisiva. No, non è la diretta, Presidente, sto semplicemente facendo sta una sintesi. Sta ripetendo le stesse cose della volta scorsa. No, perché sto riferendomi alla risposta. La volta scorsa era ieri, parlavo con i sindacati. No, la volta scorsa nelle domande fatte a cui ho già avuto risposta. No, io sto facendo riferimento, scusi Presidente, alle risposte che mi ha dato il direttore, cioè sto prendendo lei atto deve fare che mi ha risposto che non c'è. Lei deve fare, non deve prendere atto, deve fare eventuali precisazioni su quesiti a cui non ha avuto risposte. E lo sto dicendo che alla luce del fatto che ha confermato la necessità di questa manovra strutturale, non ha confermato le motivazioni che stanno dietro queste, in quanto i dati dalle risposte che ci ha dato ci dicono che la manovra strutturale può tranquillamente essere evitata. Quantomeno non c'è stata nessuna precisazione su valutazioni della vendita di asset di Maugeri su patrimonio immobiliare non direttamente legato alle strutture non funzionali all'attività ospedaliera, e non ha fatto neanche nessuna citazione sulla valutazione di un intervento attivo di Regione Lombardia in questa vicenda, perché come le dicevo Regione Lombardia può anche subentrare dandovi una mano con le banche, ma lei mi ha detto che tutto sommato le banche non creano tanti problemi tranne una. Quindi ancora di più sono perplessa, cioè non riesco a capire le radici e il fondamento di questa manovra strutturale. Mi scusi, grazie. Grazie consigliere Anni, c'è un'ulteriore replica da parte del dottor De Matteis, poi io vorrei trarre delle conclusioni operative. Su due punti, solo per dire che il tema di Tradate, che è un tema certamente importante, l'eventuale sblocco del finanziamento di Tradate aiuta da un punto di vista finanziario, cioè dall'altro punto di vista in cui il Maugeri è fortemente impegnata, cioè che è la cassa
disponibile e la finanza in sostituzione di interventi bancari. Quindi la situazione bancaria, io non ho affatto detto che non è critica, è critica, è scesa molto come affidamenti rispetto al 2011 2012 ed è una grossa criticità sulla quale stiamo lavorando. Dal punto di vista di questo finanziamento che venisse sbloccato darebbe una mano dal punto di vista della finanza. Nulla cambia dal punto di vista del conto economico. Vorrei, se possibile, ribadire questo punto, anche in replica all'ultimo argomento fatto. Le evidenze passate sugli oneri straordinari sono relative a 11, 12 e 13. Il 2014, come sta andando avanti, quindi senza oneri straordinari particolari, non è sostenibile in termini di costi e ricavi, come equilibrio suo di gestione caratteristica. Cioè la gestione caratteristica 2014 senza interventi non porta a una conclusione positiva dell'anno. E quindi questa è l'analisi che abbiamo fatto. Quando si parla di piano industriale vuol dire un dettaglio di azioni che stiamo mettendo in campo. Abbiamo invece ben evidenziato e ben chiari quelle che sono le prospettive di ricavi, che sono alla base del piano industriale, e la definizione dei ricavi e dei costi evidenzia la non sostenibilità dell'attività senza interventi strutturali. Bene, io credo che questa vicenda, tra le audizioni di ieri e quelle di oggi, sia quantomeno chiara nella sua esposizione, un po' meno certamente nell'evoluzione, e cerco di capire se questa commissione può dare un contributo e in quale direzione per cercare di risolvere la situazione. Innanzitutto, oltre agli amministratori di Lumezzane, saluto anche le sigle sindacali, non le cito tutte per paura di perderne qualcuno, ma mi sembra che ci siano presenti grosso modo tutte quelle che erano in audizione ieri. Qualcuno ha anche chiesto di poter intervenire oggi, gli ho risposto negativamente, non per cattiveria ma per correttezza reciproca nei confronti dei vari uditi e della funzione medesima di questa commissione, che ha il compito di ascoltare e di trarre delle conclusioni, che sia in momenti congiunti o separati è la stessa cosa. Non è la sede di un tavolo di concertazione, o meglio, magari potrebbe diventarlo, ma non credo, ma sicuramente questa è una fase di audizione, quindi nel corretto rispetto delle funzioni di tutte le istituzioni questa è stata la decisione. Io ho una proposta da fare, fondamentalmente, mi sento di fare una proposta anche avendo ascoltato in maniera assolutamente unanime da maggioranze e opposizioni quelli che sono stati gli interventi di questa mattina e anche quelli di ieri. Reputo una fuga in avanti la decisione della Fondazione Maugeri di unilateralmente decidere di modificare il contratto di lavoro. La reputo una fuga in avanti assolutamente non giustificata dalla situazione contingente, a maggior ragione non dalle parole dei sindacati di ieri ma dalle vostre di oggi. Grazie anche a tutti gli interventi che ci sono stati questa mattina e alle vostre repliche, dove l'unica certezza su un business plan o su un piano di organizzazione aziendale che dir si voglia, o delle due sfaccettature della stessa situazione, l'unico punto fermo è il cambio contrattuale a ottobre in un mare magno di variabilità assoluta che vanno dall'attuale concertazione con Regione Lombardia per tutta una serie di prestazioni di riconversione o di modificazioni delle stesse, i finanziamenti in essere su Montescano, su Tradate, l'impostamento di Castel Gandolfo, Mezzani e quant'altro, delle decisioni strategiche correttissime che l'azienda deve poter prendere dal punto di vista strategico sul core business, non core business, cosa tagliare, cosa modificare, cosa vendere, cosa acquisire, che sono tutti diritti assolutamente sacrosanti. In tutto questo Regione Lombardia non può rimanere fuori dalla porta, perché Regione Lombardia è l'ente che coordina le prestazioni sanitarie, di cui la Fondazione Maugeri non è uno degli ultimi attori ma è uno dei primissimi, e dal punto di vista strategico socio-sanitario Regione Lombardia ha il diritto dovere di entrare in questa situazione, ma
tutti gli attori, e io chiaramente parlo a nome della commissione consigliare, ma sottoscrivo, chiedo scusa alla Nanni se sono stato un pochino duro nell'interromperla, ma quando in realtà c'è da darle merito glielo do, perché sottoscrivo totalmente il suo appello all'unità sindacale, delle istituzioni, di tutti, perché l'obiettivo deve essere assolutamente comune, salvo invece l'azienda da questo punto di vista, perché non è volontà loro. Se una parte dei sindacati a livello nazionale ha chiesto dei tavoli separati, al limite vorrei stigmatizzare come come Regione Lombardia non possiamo che non essere d'accordo sullo spostare il baricentro di questa trattativa sul tavolo nazionale, che pur conoscendo la valenza della Fondazione Maugeri a questo livello, per quanto ci riguarda è importante capire strategicamente sul nostro territorio che fine devono fare le strutture presenti e i 1800 lavoratori e soprattutto la qualità di erogazione al cittadino, per cui io la proposta che faccio assolutamente proprio nel nome del fatto che la variabilità è assoluta per l'80% dell'evoluzione della fondazione e del futuro della fondazione, in un momento che capisco perfettamente di difficile passaggio tra il passato, il presente e il futuro, con un CDA che si sta rinnovando, con una strategia industriale che si sta rinnovando, però che non debbano essere solo i lavoratori a pagare oggi le gestioni allegre del passato. Questo deve essere un punto assolutamente fermo e fisso sul quale non tutti quanti assieme non possiamo transigere, per cui l'invito che io mi sento di fare, mi sembra che ci siano stati interventi assolutamente unanimi in questa direzione, e fino a prova contraria il Consiglio regionale credo che possa avere un peso, un'autorità, un'autorevolezza per formalizzare questo tipo di richiesta direttamente, e indirettamente lo farò trasmettendo per iscritto questo tipo di richiesta anche ai tre assessorati che sono stati citati prima, perché non è implicata solo la salute ma anche le attività produttive e il lavoro. Di richiesta forte di bloccare questo tipo di delibera, andare avanti per l'amor di Dio in maniera assolutamente autonoma sul tavolo o sui tavoli di concertazione aziendale e sindacale a tutti i livelli ritenuti opportuni, ma l'invito forte che io farò, e vorrei coinvolgere anche il Presidente delle altre commissioni implicate in questa vicenda, in una lettera congiunta ai tre assessorati, che si facciano carico del monitorizzare questo tipo di situazione, che finché può trovare una soluzione corretta e delineata all'interno di tavoli di trattative tra aziende e sindacati, guardate che come Regione noi siamo solo, dando quello che è il contributo regionale alla soluzione del problema proprio in quelle modificazioni di accreditamenti, di strategie, di posto letti, di rimborsi, di finanza, di tutti i contenuti che sono usciti oggi, ma pronti come sentinelle non a intervenire nel tavolo di concertazione, ma chiederò fermamente ai tre assessori, qualora la situazione non addivenga a una soluzione locale, chiamiamola così, che il tavolo sia convocato dai tre assessorati di Regione Lombardia, perché quello che accade a Fondazione Maugeri interessa Regione Lombardia per tutte le ricadute socio-sanitarie, occupazionali, lavorative e quant'altro, e non ce ne possiamo assolutamente chiamare fuori, soprattutto alla luce di quella eccezionalità della situazione a cui è stato più volte fatto riferimento, che tutti conosciamo, con problemi del passato che però non vorremmo vedere rinascere. E personalmente, voglio dire, sulla situazione di Tradate, tra l'altro è il mio territorio, lo conosco perfettamente, capisco che ci sia la necessità di procedere, di fare e di disfare, però non mi sembra il periodo storico migliore per avvallare determinate decisioni che non sono in linea con delle normative soprattutto europee e internazionali. C'è un ricorso al TAR, sentiremo cosa ci dirà, ma non credo, non mi rifiuto di credere che possano essere gli 8 milioni del finanziamento di Tradate a modificare la strategia di una regione e di una fondazione come Maugeri. È un fenomeno intercorrente come tutti gli altri, come tali devono essere trattati, perché se mettiamo al centro ogni singolo fenomeno intercorrente non ne arriviamo
vediamo la situazione dal punto di vista globale, però il primo passo per vedere dal punto di vista globale è mettere davvero tutto sullo stesso piano, sullo stesso livello, non cancellando tutto il resto dei problemi e focalizzandosi solo su quello di una tipologia di contratto che capisco sia penalizzante rispetto ad altre situazioni, però di contro tutti conosciamo la qualità che è sempre stata fornita da Fondazione Maugeri e soprattutto conosciamo lo spirito non profit di questo tipo di fondazione che evidentemente va a sostenere anche dei nostri clienti. Per cui io chiedo come al solito mandato alla Commissione se ho l'autorizzazione come Presidente a scrivere agli assessori in questi termini e invece senza bisogno di scrivere credo che il verbale di questa Commissione parli assolutamente chiaro, la richiesta assolutamente formale unanime della Commissione Sanità di Regione Lombardia è quella di ritirare la delibera di modifica del contratto.